Carissimi amici della Diete, bentrovati per l'oroscopo di settembre 2020. Mi dispiace di non aver fatto quello di agosto, ma sono stata in ferie anch'io, fra il caldo e tutto. E vabbè, ripareremo. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, questa volta c'è una miglioria. Non arriveranno più le notifiche via email, ma dovrete scaricare l'app di YouTube e lì vi arriveranno le notifiche dei canali a cui siete iscritti, in questo caso il mio. Vi ricordo sempre che io eseguo temi natali, rivoluzioni solari, movimenti dei transiti e faccio anche consulti di cartomanzia. Comunque, per tutte le informazioni, qui giù sull'info box, scusate. Tanti pollici in su, tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi ricordo anche di ascoltare, se sapete, il vostro ascendente, il video del vostro ascendente, il video dove si trova la vostra luna, Giove e Venere. E andiamo a vedere per voi, carissimi amici dell'Ariete. I primi 2 giorni del mese di settembre sono favorevoli per le persone che sono alla ricerca del lavoro o di un miglioramento della vita professionale. Potrebbe esserci anche un aumento dello stipendio, cambiamenti proprio nel meglio. Migliori condizioni lavorative anche per quanto riguarda l'orario. Mercurio sarà in trigono con Saturno fra la sesta e la decima casa. Potrebbe esserci una richiesta nel tornare al vostro precedente lavoro. Il 2 settembre il Sole e Urano formeranno un trigono nella vostra sesta casa e nello stesso giorno Venere, Saturno e Plutone formeranno un'opposizione, qui bisogna trovare equilibrio fra il lavoro e la casa, le faccende domestiche quindi. Stesso giorno, la luna piena nella vostra dodicesima casa, nel segno zodiacale dei pesci. Nel dodicesimo grado dei pesci, per essere precisi, ci saranno conclusioni, fini di qualcosa, la fine di qualcosa. Per qualcuno potrebbe essere la conclusione di un lavoro su se stessi, per esempio. Il 4 settembre Mercurio, Venere formeranno sestile nella vostra quarta casa e qui si tratta di una faccenda domestica. Si potrebbe cambiare qualcosa nella propria casa, per esempio la TV, la lavatrice, la lavastoviglie, qualche elettrodomestico nuovo. Il 5 settembre Mercurio passerà nella vostra settima casa, nel segno zodiacale della Bilancia. Nelle prossime 3 settimane ci saranno cambiamenti sia nella vita sentimentale che nella vita professionale con i vostri partner. E quindi partner parliamo sia di vita amorosa, partner anche di vita professionale. Le persone single potrebbero avere l'opportunità di un incontro nuovo ed è molto probabile che la persona in questione sia più piccola, più giovane, molto svelta. Per le coppie potrete finalmente parlare a voce di tutte le incomprensioni. Tutte le incomprensioni che ci sono state, quindi potrete chiarirvi. In ogni caso, Mercurio vi dà l'opportunità di trovare degli accordi. A settembre Venere passerà in Leone nella vostra quinta casa, la casa della nostra creatività, dell'arte e anche dei figli. Venere nella quinta casa per le prossime 3-4 settimane vi propone di cambiare la vostra vita sentimentale. Per le persone single aumentano le opportunità di incontri nuovi. Per le coppie è favorevole in questo momento per avere figli. Per le coppie che hanno già figli è molto probabile che faccia conoscere la figlia, intendo, o il figlio, la propria o il proprio fidanzato. Il 10 settembre Marte sarà retrogrado nel vostro primo campo. Marte porterà un rallentamento dell'energia, vi renderà più pazienti, più prudenti nelle vostre azioni. L'11 settembre non lavorate troppo, mi raccomando, non esagerate al lavoro, rischierete di avere qualche squilibrio con la vostra salute.
perché il Sole sarà posto con Nettuno tra la vostra sesta e dodicesima casa. Il 13 settembre Giove riprenderà il moto diretto nella vostra decima casa. Questo per esempio se qualcuno aspetta un documento molto importante, senza potere decisionale, magari la decisione dipendeva da qualche struttura burocratica. Riceverete sicuramente la risposta o il documento necessario. Si smuovono le cose per la vita professionale. Il 14 settembre è una giornata favorevole per le persone che stanno cercando lavoro o per chi cerca il miglioramento nella vita professionale, perché il Sole sarà in trigono fra la vostra sesta e decima casa. Il 15 settembre, se qualcuno ha figli, ci saranno spese extra per loro, perché Venere è in quadratura tra la vostra quinta e seconda casa. Il 17 settembre ci sarà il 9 luglio, nel segno zodiacale della Vergine, nella vostra sesta casa, che è la casa del lavoro e della salute. Innanzitutto con il 9 luglio, innanzitutto ripartiamo. Il 9 luglio potrebbe essere iniziato un percorso personale per il miglioramento della salute, per esempio qualcuno inizierà una dieta, qualcuno inizierà un lavoro nuovo. Dal 17 settembre fino al 21, Mercurio sarà in quadratura con Giove, Plutone e Saturno tra la vostra settima e decima casa. Questo aspetto riguarda il divorzio. Se il vostro rapporto non va più bene, questo è il momento migliore per iniziare la pratica della separazione o del divorzio. Se non avete queste intenzioni, parlo per le coppie, sarà molto difficile trovare accordi. Cercate di non muovere troppo le acque, siate più cortesi con la vostra dolce metà. Il 19 settembre ci sarà il perigeo della Luna, quindi massima attenzione. Se siete in coppia, non entrate in collisione, mi raccomando. Ogni polemica inutile potrebbe creare ulteriori polemiche fra di voi. Dal 25 fino al 28 settembre Marte sarà in quadratura con Saturno tra la vostra prima e decima casa. Qui si tratta della vita professionale. Potrebbe crearsi qualche incomprensione col vostro direttore, capo, collega. Cercate di non entrare in collisione perché rischiate di essere licenziati. Attenzione. Il 27 settembre Mercurio, che è velocissimo sto mese, passerà nel segno zodiacale dello Scorpione nella vostra ottava casa, è la casa delle situazioni critiche della vostra vita. Superando le crisi, questa casa potrebbe velocizzare qualcosa nella vostra vita. In futuro porte 20 nuovi, però al momento gli investimenti, chi può creare un accordo, un contratto buono al momento, se qualcuno cerca investitori per un progetto, per esempio, per pubblicare un libro, per esempio. Per qualsiasi cosa, questo aspetto è positivo, troverete sempre una persona che vi aiuta. Il 29 settembre Saturno finalmente prenderà il moto diretto nella decima casa. Qui finalmente i progetti professionali che erano messi in pausa, finalmente andranno avanti e ripartiranno. Nello stesso giorno Venere è in trigono con Marte nella vostra quinta e prima casa. Aspetto positivo per i single che cercano l'anima gemella, c'è l'opportunità sia per le donne che per gli uomini di incontrare una persona nuova. Il 30 settembre Venere sarà in trigono con la Lilith, la cosiddetta luna nera, tra la vostra prima e quinta casa. Attenzione per i single, soprattutto per le donne. Attenzione alle conoscenze nuove perché correrete il rischio di fare qualche errore. Oppure qui si tratta di un colpo di fulmine, di un amore o una passione che si stabilisce. Per le coppie è una giornata ideale per fare una cena a lume di candela, per passare un momento di passione col vostro partner. Ora io vi chiedo, prima di finire, l'oroscopo è finito, se avete piacere che io faccia l'oroscopo settimanale.
Vi aspetto qui giù sui commenti, oltre ai like di supporto, mi raccomando, lo dico sempre. Se avete piacere, sarò contenta di farlo. Ciao, alla prossima!